Sì, pronto? Francesco? Sì, ciao. Ciao, sono Marco. Ciao. Senti, a proposito, io ho un libro che si chiama Vicari di Cristo di Peter De Rose, sì. Un noto teologo, no? E me lo sono aggiornato perché alla fine del libro c'è tutta quanta la lista in ordine dei papi che sono stati eletti. Sì. Dopo dal primo Papa, San Pietro, eccetera, no? Sappiamo che tu sei molto devoto alla tradizione sì. cattolica, perciò sì, io queste qua, qua un altarino, un cero. No, sappiamo che hai un Papa in casa proprio sì. sull'altarino. Ti dico una chicca perché so che a te piacciono queste, visto che io prendo di là e porto di qua, no? Allora, stamattina ho sentito da un religioso dire che alle 18:43, quando era quando si è affacciato il Papa, mi sembra. Beh, hai sentito prima che appunto è stato un intervento anche radiofonico da. Sì, sì. Beh, ma si farebbe due risate anche razzi che se lo sentissi. Sta attento, quando si è presentato alle 18:43, alle 18:40 era in corso, Madonna c'è un temporale, era in corso l'apparizione della Madonna a Međugorje. Quindi ha detto fate caso, insomma, e notate proprio questa coincidenza. Comunque dai, torniamo. Beh, guarda che la Madonna è apparsa anche qualche prima, anche qua a Radio Gamma 5. Tre minuti prima e tre minuti dopo, insomma, il Papa si è fatto. Ma guarda che qui a Radio Gamma 5 la Madonna compare 24 ore su 24, sai, di conseguenza noi siamo più fortunati. Ma siamo pieni di Madonne, perché ne abbiamo anche a Galliera di Madonne. Comunque ne importa, meglio sì. l'abbondanza, meglio abbondare che difficile, dice. Sì, beh, sei d'attone, le apparizioni delle Madonne sono sempre inventate, perciò si fa presto ad inventare sì. le apparizioni. No, ma volevo chiedere, cerco tornando un po' sul serio. Allora, l'ultimo Papa me lo dà il 264esimo, 263esimo Giovanni Paolo II, sì. in questa lista che ha fatto sì. Petre de Rosa, no? Però questo Papa, Benedetto XVI, hanno detto tutti, da quando è stato fatto Papa, che è il 265esimo Papa. Sì. Ora il problema è che io visto che l'ho aggiornato questo elenco del libro Vicari di Cristo e Peter de Rosa, se l'ho aggiornato arrivo da 263, aggiungo questo, arrivo a 264. Sì. Me ne manca uno, il 265. La famosa papessa Giovanna, dai. No. Ho saputo che proprio a proposito di Benedetto, sì. ce ne sono stati due Benedetto XIII. Sì, beh, sai, dei papi, gli antipapi, sì. Beh, non è scritto neanche come antipapa, non lo so. Cioè, se qualcuno per caso è afferrato in storia qua della Chiesa, piacerebbe capire cosa è successo. Ci sono stati due Benedetto XIII. Peter de Rosa però ne conta uno solo. Tanto è vero che si prende indietro di un papa, però si vede che lo hanno i vaticanisti, eccetera, ne hanno considerati due papi con un solo nome, Benedetto XIII, e questo è un mistero, mi piacerebbe che qualcuno... No, il mistero è che San Pietro non è mai esistito. Sì, di conseguenza, sai, su di corso si parte male, perciò uno non sa se partire giusto o se partire sbagliato, insomma. Beh, San Pietro non è esistito, ma Piero sì esistiva. Ma sì, se l'hanno visto anche quelli di Međugorje, che lì sconto dietro il portone in paradiso... portone di legno, dietro c'è San Pietro con la barba, tu sei un miscredente, Francesco, con te non c'è niente da fare. Comunque, questo Papa ha detto che bisogna salvarsi anche dalle forme paganeggianti sì. e di cui è intesa la nostra società. L'ha detto durante perciò, la Via Cruz. Perciò, fate un piacere, almeno il Papa è nuovo e fresco di conio, comportatevi bene. Ma lui l'ha detto che appunto il pericolo del paganesimo durante la Via Crucis del Venerdì Santo. Infatti, nei testi appunto che lui aveva preparato per il Venerdì Santo, è uscito proprio, molti giornali hanno titolato appunto contro il paganesimo, proprio perché lui l'ha detto chiaramente, erano le sue riflessioni appunto per la Via Crucis. Vabbè, senti, in quella Via Crucis era detto anche che dentro la Chiesa c'è tanta sporcizia e tanto male. A cosa si riferisce? Perché ha detto solo questa frase. Forse, sono quei preti che non sono pedofili. No. Uno può pensare questo. È temporale adesso. Perché fai venire il temporale tu, Francesco? Vabbè, scusa. No, non è che magari sono quei preti che hanno un po', come si dice, che hanno tentato un po' di staccarsi tutta quella menata che la Chiesa Cattolica non c'è nulla che possa essere salvato, che possa essere utilizzato. Logicamente, se si deve prendere qualcuno, si mette l'esca che uno ha bocca.
delle persone come te che sono molto sensibili al discorso, che pensano che un Gesù Cristo abbia detto delle cose belle, buone, delle cose simpatiche, se tu gli offri un'esca a te, tu abbocchi sicuramente. Cioè, se tu dici che il Vangelo dice delle belle cose, sicuramente tu ci credi, sei attratto da questo messaggio. Perciò di fronte a una marea di preti pedofili, di cose enormi, e bisogna fare una cortina fumogena, e questa cortina fumogena si fa in questo senso, cioè raccontando alla gente alcune cose. Poi bisogna vedere qual è il loro vero significato, perché ad esempio, sai, tu devi sempre comprendere le parole col significato che loro danno alle loro parole, anche se il richiamo a lumi del lavoratore della vigna del Signore. No, non fallo più, metto giù, sì. Sì, e ti dico, è una cosa veramente significativa dal loro punto di vista, ma non dal nostro, capito? Comunque ho letto qualcosa di un po' qua e un po' là, lì, sul libro di Peter De Rose, Vicari di Cristo. C'è, a proposito di un benedetto, lo hanno fatto Papa all'età di, adesso non ricordo se all'età di 6 anni o 9 anni, un benedetto, sì, che poi ha abdicato perché quando è diventato un po' più grande si era innamorato di una bella cortigiana, e hanno dato, si sono, insomma, gli hanno dato un sacco di soldi, insomma, in oro, e lui gli ha ceduto il posto a un altro che era, insomma, uno ben visto da qualche potente famiglia. Voglio dire, Madonna, se la Chiesa andasse a vedere veramente qual è la sua storia, da dove arriva. Sì, ma non importa, cioè, di fronte a una religione che ha inventato il Dio creatore, sarebbe meglio che si chiamasse Ratzinger. Puoi inventare qualsiasi cosa, cioè, non ti preoccupare, perché devono guardare la storia se sono capaci di mentire fin dall'inizio? Cioè, io non mi preoccuperei di questo. Perché devono andare a vedere la loro storia? Va bene? Ciao. Ciao Marco. Sì, pronto? Sì, ciao, pronto? Sopagni. Pronto? Sì, ciao, Sopagni. Ciao. Sto attento. Ma sta gente che continua a discutere del Papa e della Chiesa, ma sì, rendi conto che oltre a violentare i putei, i gar violentai psicologicamente, sì, e i garesi, perché dopo io li cerca di parlare mai, ma fondamentalmente non si può fare altro. E questo è il dramma, perché invece che dargli una capacità propositiva di costruire se stessi e di ricercare, al massimo gli dice, vedo che c'è qualcosa che non va. A quello di prima che rispondo a me, che c'è stato? Un Papa a Roma, uno sì, a Avignone. Sì, ma non facciamo polemica tra ascoltatori, cioè nel senso, di le tue posizioni. Sì, uno a Avignone che ha chiesto come sei i papi, e uno viene fatto a Pisa, contemporaneamente, che ne era 3, non so come gli abbia contato, neanche non mi interessa. Sì, difatti è un problema secondario. Sì, ma fermo un'altra valutazione logica tra mieti. Adesso, gli ha fatto santo uno, questi qua, che ha detto che era una profezia del 111 papi. Sì, certo, le profezie le sono capaci di inventarle, cioè le inventano uno ogni giorno. Questo io ha fatto santo, per cui ha detto che era una roba particolare. Adesso se sarà in Tea Sistina, è Spirito Santo che doveva dire quello che gli era, per 3-4 volte non sapeva cosa dire. Era in ritardo, dai, non succede. Che dovrebbe far capire anche a chiunque che cos'è qualcosa che non va. Ma la logica non è uguale per tutti. Ma è la logica solo per quelli che non sei cattolici? No, vedi, anche le cose più folle hanno all'interno di se stesse una loro logica, però cioè, logicamente per delle persone che sono capaci di osservare le cose trovano assurdo quello, però purtroppo la loro logica è quella e di conseguenza all'interno è un meccanismo, sai, totalitario. Ma difatti quando uno che dice tu devi credere senza avere delle basi oggettive, ti te distruggi la sua capacità di costruire un qualcosa. Ma la loro volontà è quella. E questa è la sua volontà. Una volta chi c'è poi bocce da piqui, chi ha battesai, che fatto è il dramma se è epocale, perché bisogna aspettare generazione che sparisca e sperare che venga su qualcuno che sì, dica. L'importante è che noi non ci facciamo coinvolgere in questo meccanismo. Sta pur sicuro che proprio che sia sto papa qua, che ne sia un altro, non mi cambia niente, che sia morto qui o che ne muore un altro, non mi cambia niente, perché esatto. Mi dice da camera che il tram non ho bisogno. So che mi piacerebbe che ne fosse altri con cui reazionare. Ma non creiamoci il problema degli altri, creiamoci il problema di noi stessi. Una volta che affrontiamo la nostra realtà e il nostro modo di fare e di agire, questo è il più importante. Il resto non ha nessun significato, non ha nessun valore. Cioè, se la gente vuole andare al macello o si vuole annientare, faccia pure. L'importante è che il loro annientamento non mi coinvolga e non mi porti danno. Tutto quanto. Adesso, chiudo, ma dal mio punto di vista. Mi rapporto meglio con delle persone che non si attacca a nessun tram, vedi, che si assume la propria responsabilità,
che qui che si attacca a Dio, oltrande che altri. Sì, ma quelle sono persone che hanno ucciso se stesse. Di conseguenza, cioè, oh, se tu vivi, quei morti li devi seppellire e basta. Questi sì, cadaveri. Quelli sono esatto, sì, dal punto di vista dell'animo sono morti. Buon, saluto, ciao. Ciao. Sì, pronto? Ciao. Ciao, ciao Ivano. Mi stai tu bene? Bene, sì. Dai. Attento, sento cosa devo pensare adesso. Naturalmente, siccome che sta un rifiuto a dire che l'Europa ha radici cristiane, naturalmente la reazione è stata questa, secondo me, no. Sì, ma sai... A parte che sei gli stesso, perché non cambia sì, niente, insomma... Sostanzialmente è soltanto il bisogno di dare un nome, hanno usato dove poter fare una campagna pubblicitaria, insomma, sì, cioè... Sì. Appunto come hai detto adesso, precedente qua, non mi interessa le robe sue, sì, che naturalmente con l'Evarin mico tira via, che il tocco di marzo, capito? Io vedo da distante, capito? Solo che le là... Sì, ci attorno, ci circonda, di conseguenza esatto, dobbiamo cercare di non farci coinvolgere. Coinvolgere, questo è importante, coinvolgere. E naturalmente se là il masso è a me non mi interessa che vai su Sant'Anque o Sant'Agadro, non me ne c'è un caso, capito? Sì, perché l'idea non cambia. Sì, sai, è soltanto una trovata pubblicitaria, quella che fa più mercato, quella che è il sistema più problemi. In realtà le idee sono le stesse, non cambia nulla. Non cambia niente, anche il pibone dice il pibone, ma che pibone? I dormisi qui. Qui la loro storia, le loro idee sono quelle, non sono cambiate. Non si cambia niente, non cambia niente. Che vengono presentate con i carri armati o che vengono presentati col sorriso, sono sempre idee folli. Esatto, qui una mattina cambia tutto e fa. E torna ai roghi domani mattina non cambia, non aspettami a tanto cioè... Sì, ma loro hanno sempre lavorato per questo, esatto, e stanno soffrendo da alcuni secoli perché non possono farla con facilità, esatto. Quella è la loro sofferenza, sì, attento, cambiando qua, sì. Lo trova questo mese qua 2005 La strega, no? Di Jules Michelet, sì. È presente? Sì, è un classico proprio. La rivolta delle donne nel romanzo, sì, dell'Italia Inquisizione. Dopo, con il diavolo in corpo di Esther Cohen, filosofi e tre nel Rinascimento. Questo non lo conosco. No, dunque Esther Cohen, io subito, ma non ha la crono... Sì, non ha nessuna forma di autobiografia, insomma. No, sì. Esther Cohen, Esther è una donna, comunque. Esther, e dopo Richard Dawkins, il cappellano del diavolo, della cortina, seria parla di Darwin. Sì, questo lo è già più conosciuto come testo. Esatto. Niente, dopo, cosa ne pensi di Marie-Louise von Franz, che ho trovato, quello che ha scritto, come interpretare le fiabe? Beh, dico, essendo è considerata uno dei maggiori studiosi del pensiero junghiano, sì, e dà degli spunti interessanti, logicamente, come tutti gli avvisi, non esiste nulla che sia dogmatico, esatto, ti dà uno spunto, sì, e poi devi andare a comprendere, sì, te il significato delle storie, delle fiabe, dei racconti, delle leggende, però ti può dare degli strumenti che ti permettono di aprire altre varchi, proprio, esatto, perché non dà verità ma dà mezzi per raggiungere quello che c'è attorno, e non esistendo una verità non si pone neanche il problema di andare a cercare la verità, ma è stata solo di conoscere quello che c'è attorno, esatto. Comunque Hillman è fondamentale per le nostre, sì, letture, le nostre realtà qua. È fondamentale. Ho trovato, ce l'ho la cucina del signor Freud. Ce l'hai. Il signor Freud, ce l'ho, sì. E il libro che ho di Hillman e di Miller, Il nuovo politeismo, ce l'hai? Sì. Anche quello? Anche quello, sì. Vedo che non ti manca niente nella libreria, no, di Hillman. No, non manca niente. Cioè, ho guardato, credo che mancasse là, le storie che curano, invece l'ho trovato adesso. Beh, quello è un testo importante che comprende come la storia, non come dogma, ma come ricerca anche individuale, sì, permette di comprendere molto dell'esistenza. Sì. Erich Neumann, non so se conosci, sì, la personalità nascente del bambino, anche quello trovato, è la luce nera, sai, delle Utah Fox. Sì. Anche quella che mi hai accennato, Sì, beh, lei che le parla anche del figlio del prodigo, per quanto, sì, riguarda il culto. Sì, la luna è quella della rede, tu parli. Della rede, sì. Se la cena appunto disse come mai il figlio del prodigo va a fare il protettore, cioè, sì, il guardiano dei maiali, insomma. Comunque, Francesco, sono d'accordo, a parte che non ho preso la telefonata l'altra volta che ti è stato quella, sì, diatriba, no? con la persona che ha detto che non è così, no? Il figlio del prodigo. Ah, sì. No, è proprio così. Sì. Cioè, lui ha accettato in casa, ha vinto, cioè, a caso, è ritornato. Sì, ma sai, ha vinto, il problema è che dobbiamo vedere le cose non come le intendiamo noi, ma come le intendono loro. Appunto, esatto. Cioè, se tu non sapessi cosa c'è nel monoteismo, in quel racconto, le finalità,
però devi sempre, al di là di se anche lo estrapoli, devi capire che alla fine quel figlio non è stato capace di diventare un individuo, esatto, di diventare autonomo, esatto, ma ha bisogno di tornare al padre. Lui sapeva che tornava, sì, sapeva, perché non ce la faceva, l'ha istruito talmente, diciamo, esatto, gli ha talmente impedito di crescere, di svilupparsi, esatto, di essere, esatto, capace, di essere abile, non gli ha trasmesso le sue conoscenze, ma anzi se ne è tenute per lui, sì, sapeva che il figlio falliva, insomma. E vai pure, tanto ti aspetto, comunque non sì, sì, arrivi, capito? Il successo di un padre o di una madre è nella capacità di rendere le persone non figli ma persone castrato, autonome. E nel monoteismo tutti i genitori sono sempre finalizzati nel rendere i figli inadeguati. Inadeguati a se stessi. E il fatto stesso, sai, del battesimo, perché sì, hanno il peccato originale, sì, della cresima, della comunione, sì, di tutte quelle della ritualità, è soltanto per dire tu non sei accettato per quello che sei, ma soltanto perché ti fai marchiare. Esatto, marchio. Indelebile, marchio. Sì, la tua capacità, sai, quando abbiamo qualcuno che dice che è un umile lavoratore nella vigna del Signore, ma alla fine i grappoli vengono schiacciati. Esatto, 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 bravo, sì, lavora per la vigna, sì. Esatto. Ho visto l'articolo, sì. Sì, c'è la dichiarazione famosa che qui ci hanno ribombato, però... Vanno avanti a dogmi loro, no? A aforismi. Sì, però, vedi, le persone non comprendono cosa significa dire quella frase, sì, capito? Esatto. In realtà significa io lavoro perché ci siano molti grappi che poi il mio Signore schiaccia. Sì, è pescatore di uomini, sì, no? Ma esatto, ma schiaccia, ma significa per loro il vino è il sangue, di conseguenza il desiderio di avere il sangue. Sì, levano il sangue, vogliono il sangue, insomma, sì, vogliono tutto di te, la sostanza attiva. Sì, vogliono l'annientamento della specie umana, vogliono l'annientamento dei popoli, delle persone, degli individui, insomma, e lo fanno con tutti i sistemi, solo che appunto la gente non è abituata a comprendere cosa significa per loro dire quelle parole. Esatto. Va bene, bene, Francesco. Ciao Ivano. Avanti, tranquillo. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Sì, pronto? Pronto. Sì, ciao, veloce però. Alessandro, sì, sei veloce. Vuol dire che se il guardiano di maiali ha un altro significato, nel mio, quello che ho sentito adesso chiarificare, perché se nella casa che c'è un genitore che si fa carico di figli, e per esempio la moglie cilindrio, oppure la moglie vuole non vuoi collaborare per aiutare o per sì, ma vedi, Alessandro, non è che dico su questo, cioè, sì, noi siamo io sempre... Dunque, succede questo, no, che i fiori dipendono dal padre, se dipende dal padre, allora che tocca fare il guardiano dei maiali, ma quasi guardiani dei maiali. No, il problema è più arduo, cioè nel senso che non possiamo attribuire delle cose che vadano perché gli altri non fanno quello che noi desideriamo. Cioè, noi siamo responsabili delle nostre iniziative, al di là che gli altri ci aiutino, non ci siano contro. Ed è l'importante è capire che devono, che non sono collegati in nessuna maniera. Ma non è vero che è il problema della mancanza del padre e della madre. Ma no, assolutamente no. Assolutamente no. È un discorso che fa ricco solo quello che approfitta della situazione di disagio che esiste nella famiglia. I monoteisti fanno sempre il disagio, l'hanno sempre creato, l'hanno sempre cercato. Ma non c'è colpa del padre o colpa degli altri. Se il padre è un buon cattolico, sicuramente i figli avranno degli enormi problemi. Che sei padre. Se un padre è un padre, nel senso si rende conto che deve, questo entrerebbe sul discorso del ruolo appunto dell'educazione dei figli. Il compito del padre che vada a badare la moglie va a badare ogni marito è a casa, il padre a pagare le robe economiche. Chiarissimo le tue idee, benissimo. Dunque, se manca necessario i fiori, deve pensare a fare, bene. Non poi va a maiali. Ciao. Sì, Alessandro ha una visione un po' personale. Sì, pronto? Ciao Francesco, ciao. Sono mia Anna Maria, sì, di Venezia. Cosa ne pensa quel Papa nuovo? Mi pare che ho visto. E scusami, sai, bisogna che lo studia moltissimo. No, perché? Sì, perché mi ha fatto un'apparenza non sì, ed era sorridente, per l'amor di Dio, per questo e altro, però da come che io si è presentato, come che ha parlato sempre della dottrina cristiana. Beh, d'altronde tutti i papi rappresentano la Chiesa, mica lavorano in proprio. No, sì, non mi
mi interessa queste robe, scusami, sai. Sì, sì. Ognuno ha la sua opinione. Però mi pare che sia un papa che voglia, però voglia sempre essere con i giovani, perché da quello che ho sentito. Beh, d'altronde, se tu vuoi impedire che si realizzi un futuro, devi attaccare. È vero, Francesco, perché da come che ho sentito. Però vorria che noi giovani solo, manca noi altri, gli anziani, tutti quanti quei che ha bisogno in tutto, in modo particolare, no? Sì. Ma noi giovani solo, perché sono i giovani e niente, cosa siamo? Non ti preoccupare. No, faccio col punto di domanda. Ma no, perché? Mi spero che non sia come st'altro. Tanto, ma sono uguali, guarda che non è un cambio di gestione. Non è, Anna Maria, non è un cambio di gestione. No. Forse sbaglierò. Non è un cambio di gestione, è una continuità. Logicamente, sai, ognuno poi dà una sua interpretazione personale, ma in realtà c'è una continuità di gestione, le idee sono sempre le stesse, e solo cambia solo la tecnica pubblicitaria. Però mi vorrei vedere che quando magari che il vapore dove che c'è il Vaticano, no? Sì. Che si trova come che ha fatto il Papa, quello che si è morto, no? Che si trova attraverso la gente. Ma no, ma vedi, il problema non è. Uno può essere più comunicativo o meno comunicativo, il problema è quale idea ha dentro. Di conseguenza, a me la forma in questo caso è secondaria. Tutti e due credono in Gesù Cristo, tutti e due appartengono alla Chiesa Cattolica. Tutti e due. Sì, va bene, ma loro mica si portano la loro esperienza, la loro vita. Quello che hanno fatto, portano il fatto che tu devi credere, portano la fede. Ma non va proprio a credermente di dargli come che adesso diciamo. Forse sbaglierò, Francesco, se sbaglio correggi. Nessun problema. Perché qua, non mi offendo perché tutti noi siamo diventati maestri. Per esempio, mi faccio un'ipotesi, no? Sì. Ecco, per esempio, se il governo dovesse sbagliare, per modo di dire. Beh, vedi, il governo è una cosa ben diversa in quanto viviamo in un sistema che... una proposta. Sì, ma vedi... Se il governo dovesse sbagliare, lui non può intervenire? No, anzi, il nostro Stato, come noterai, è impegnato ad applicare le leggi del Vaticano. La legge sulla fecondazione assistita. Sì, ho capito. Cioè, cosa hanno fatto? Così, intanto per dire, per abito che studia. No, lo conosci già. Lo conosci. Studia perché è nuovo ancora. No, non è nuovo, dai. No, nuovo come Papa parlo, Anna Maria, è 20 anni che ce l'abbiamo in Italia, Sì, ma va bene. Non è uno sconosciuto. Capito, che puoi dire, vabbè, chi è io? No, studio nel senso, cosa che fa per il mondo, per il Vaticano, per tutto l'Italia. Beh, quello che tutti quanti i papi dire. Hanno fatto. Porteranno povertà, porteranno imposizione, sì, porteranno violenza. Sì, sì, ma la farà sempre. Mi voglio sapere se sei un vero papa, se sei un papa talmente non papa o un papà, che fa del bene al mondo. Ma i papi non hanno mai fatto bene al mondo. I cristiani non va bene. Non so se sbaglio. Sì, sbagli. Ah sì, sbagli. E ora dire che sta il Vaticano e che sta che è buon. Va bene. E se rangevano gli altri. Bene. D'accordo, Francesco. Grazie. Scusi. Niente, figurati. E sta una proposta così. No, non ti preoccupare, dai. Sì, va bene, dai. Sbagliando si impara. Sì, ma poi, insomma, noi non abbiamo una fede. La Radio Gamma 5 non ha una fede. La Radio Gamma 5 è fatta dalle... Sì, sono d'accordo. Hai capito? Ma Radio Gamma 5... Le volte non so buono intuirti, capito? E ora se becchi magari... Sì, ma non ho male, io non ti devo correggere perché tu... No, ma so che ti sei bravo intelligente, Francesco. Non fare troppi complimenti, grazie per i complimenti. E saluta anche a Claudio, d'accordo. Che è sempre d'ore, sempre fermo. Va bene. Ciao. Ciao. Grazie, ciao. Ciao, Maria, ciao. Sì, pronto? 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 Sì. Ciao. Ciao. Intanto vuoi la tosse. Già. Capo San Piero fa freddo, vero? E sento che parlate, fate le vostre considerazioni sull'elezione del nuovo Papa. Dunque... Quindi... Sì, siamo in collegamento con Radio Vaticana. Andiamo che... Ecco. Mi è piaciuta la definizione che è stata data dalla Chiesa Anglicana, che questo Papa è definito Rottweiler di Dio.
cioè si rifà la definizione, no, dei domenicani. Il manifesto, sì, beh, il manifesto ha scritto un pastore tedesco. Dei sono cani piuttosto mordaci. Esatto. Ecco, volevo dire, si rifà un po' anche la definizione dei domenicani, cani, sì, di Dio. Esatto. Quelli che gestivano l'Inquisizione, sì, a suo tempo. Ecco. E volevo dire, il programma ideologico che si propone di attuare questo Papa è di combattere la dittatura, dice lui, del relativismo dell'io con le sue voglie. Sì. Dunque, bisogna interpretare cosa intende io con le sue voglie. Io penso che si riferisca all'uomo singolo, all'individuo, che è un io, no, sì, che ha tanta voglia di vivere, anche all'insegna della verità e della giustizia, della libertà, del desiderio. E il suo programma è un programma di guerra in nome di un assolutismo, di una idea di Dio assoluta che, guarda caso, non esiste. Ma possiamo dire i libertini, sì, ma i libertini quanti roghi hanno acceso? I libertini quanti roghi hanno acceso? Esiste un'inquisizione dei libertini? Assolutamente no. Esiste di chi ha la fede, di chi ha una fede cieca ed assoluta, esiste l'inquisizione, sì, ma non di chi pensa che ci sia la libertà degli individui, che non siano dogmi. No, è una dichiarazione di guerra, sì, verso le persone. Sì. È brutto questo fatto qua. No, beh. In nome di una idea, cioè di un Dio che non esiste. Esatto. Fin tanto che non mi portano le prove dell'esistenza, è giusto che io dubiti quanto meno. Se vuoi essere buono con loro, sì. A parte che sono convintissimo che Dio non esiste, sì, perché non è attingibile dall'uomo, anche se dovesse, per ipotesi, esistere. Ecco, cioè, sto programma a me fa paura. No, beh, è il programma dell'Inquisizione. Ripeto la frase che mi pare che sia ad effetto. È una dichiarazione di guerra, sì, in nome di Dio, sì, e ne hanno fatte di guerre. E continuano a farle. Le crociate, la guerra di 30 anni, che so io. Quella guerra di, cioè, la guerra di 100 anni. Sì, brutto. Poi, hai visto gli occhi di quell'uomo? Beh, sono quelli di Cristo. Esprimono, non so io, bontà. No? Beh, d'altronde, quando Cristo dice fa... Sono gli occhi di un cane assetato di sangue, Rottweiler. quando Gesù Cristo dice fa... Prendete quelli che non volevo che regnassero di loro, sgozzateli davanti a me, è l'insegnamento di Cristo, perciò viene sempre applicato. Ecco, no, volevo dare soltanto questa idea, il mio contributo. No, hai ragione, cioè io concordo con te. È una dichiarazione di guerra. E ti ascolto. Bene, grazie. Ciao. Effettivamente ha ragione questo nostro ascoltatore, è una dichiarazione di guerra, come sempre. Sì, pronto? Pronto? Ciao. Invece mi so contentissima. Va bene. Non quanti basi che do. Scusa. Persona del mondo. Va bene, hai chiamato anche Radio Maria. Quanti dementi, dopo avrei bisogno del Papa però. Che gli ha bisogno? No, forse tu ne hai bisogno. Ma voi avete proprio, padre, che si sono le tinte che mai. Va bene, scusa. Va bene, qual è il problema? Qual è il problema? Adesso perché ti sei portato lì tanto. Va bene, scusa. E il Papa cosa ti porta? Sta attenta, il Papa cosa ti porta? Ma comunisti, cosa? Sì, grandi come una casa. grazie. Bayoko. Sì, cosa devo ridere? Il fatto che uno soffra deve essere sempre aiutato nella sua sofferenza. La sofferenza purtroppo appartiene al senso della vita, ma non c'è certo una fede che ti la può recuperare. La salute si può essere conservata. La salute si viene distrutta certe volte anche dagli errori delle nostre scelte. La sofferenza fa parte della nostra esistenza e di conseguenza dobbiamo saperla accettare, come dobbiamo saper accettare le varie fasi della vita. Di conseguenza non dobbiamo cercare delle soluzioni consolatorie o delle soluzioni da disperati. I cristiani hanno sempre cercato di creare la sofferenza perché possono sfruttare questa debolezza degli individui, ma non certo per aiutarli a loro dei sofferenti non gli frega niente. Sì, pronto? Pronto? Sì, pronto. Sono Marco, posso solo una cosa? Sì, figurati. A proposito di questa signora qua, non ho persona, solo quello che ha capito. Voi riferirmi a domandare, non per difenderti, perché te sei difenderti benissimo. Voglio dire che signora, se quando che io si avvicina a Dio, alla fede, alla religione, al Papa, eccetera, solo perché ha paura, perché la malattia ti mette addosso una paura che non finisce più, no? Sia vaida che roba, o sia una schifezza? Ciao. È una forma di droga.
Sì, è un antidolorifico. In realtà noi dobbiamo sempre essere attenti al nostro corpo e dobbiamo capire perché il dolore viene e perché il nostro corpo soffre quello. Sì, pronto? Sì, pronto? 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 Sì, ciao. Mi puoi parlare per telefono perché non ti sento? Mi senti adesso? Mi senti? Sì, aspetta, grazie il telefono. Mi senti adesso per telefono? Sì, ti sento. Parla pure. Sono il civile da Vecchio Franco. Sul Papa, volevo intervenire anch'io, è possibile? Sì, si parla, sei già in diretta. Sono rimasto stupito dal fatto che nessuno ha commentato del grave incidente che è successo al futuro Papa nell'imminenza dell'incoronazione, insomma. Non hai saputo niente anche tu? No, neanche io, sinceramente. Il Papa, aspetta che mi sposto perché c'è un casino della Madonna. Il Papa, il futuro Papa, il fatto si è svolto nella sala funeraria dell'altro Papa, no? Che sì. È morto. Sì. In breve, mentre facevano queste preghiere, tutto quello che hanno fatto, e questo Papa si era messo in disparte su una panca e evidentemente a lui, anche un uomo, anche lui come gli altri, insomma si è appesolito, no? Sì. Sono usciti tutti i presenti, al di fuori di loro due, quello morto e quello è lui. E lui è rimasto lì, si era appisolato. A un certo punto, nell'altra stanza, come è stato dato l'ordine ai becchini, di mettere il morto dentro la cassa, no? Sono andati di là e questi qua si sono sbagliati, insomma, la stazza, la figura, l'odore. Allora stavano prendendo quello sbagliato e infilandolo su quello, hai capito, no? Questo qui, quando si è sentito prendere Pelano, si è svegliato di soprassalto, no? E si è reso conto anche ad essere, no, in Germania, no? Allora parlava detto in latino, perché per farsi capire, non sono io il papa morto. Mentre diceva questo, uno dei becchini ha detto, guarda, sta parlando la lingua morta, è la prova che è proprio quello morto, no? Insomma, un trambusto, un pandemonio, insomma. Questi qua ormai stavano infilandolo dentro e sigillando la bara, a un certo punto dall'altra stanza accorrono cardinali, gente, insomma un casino di gente, e gridavano, no, mi sbagliate, l'altro quello è morto. I due becchini si sono guardati in faccia e hanno detto, ma ci hanno chiamato per un morto solo, mica per un funerale di gruppo? insomma un casotto, insomma è successo. Vabbè, grazie per la notizia. Comunque, a parte questo fatto qua, questo fatto che comunque mi sembra superato, no? Volevo chiedervi, un papa con i capelli bianchi è un saggio, no? No. Emana dolcezza, bontà, è una... L'immagine può emanare. Protettiva, paterna, insomma è un trampolino sull'aldilà, perché prima il trampolino era un po' interrotto, sai, tutta quella gente lì. Impara a osservare le persone negli occhi e vedrai che anche le persone che sembrano le più dolci in realtà possono covare degli animi terrificanti. Sì, e comunque è interessante notare un papa con i capelli bianchi così, uno calvo, senza capelli, potrebbe essere una persona ambigua, ma anche cattiva. Mentre uno con i capelli neri potrebbe essere... Sì, questi sono dei preconcetti, cioè, ma già Nietzsche scriveva che noi siamo abituati a confondere le apparenze con la sostanza, perché diceva, aveva scritto una sua opera, fa: noi vediamo una persona con dei grandi baffi, lo pensiamo un grande militare, in realtà è una persona che è tranquillissima. Sono, diciamo, delle icone che noi utilizziamo nella nostra cultura, che però non corrispondono molte volte al vero contenuto e al vero animo delle persone. È la nostra convinzione, che purtroppo non è sempre così. Comunque impara a osservare gli occhi delle persone e capirai il loro vero animo. Guarda negli occhi le persone, guarda negli occhi le persone. Se uno è un papa, cosa vuoi che gli guardi gli occhi sulle persone? Dai, se uno è un papa, no. No, guarda, ha il suo animo e d'altronde lui è all'interno di una certa realtà e non può essere diverso dalla realtà in cui ne è inserito, insomma. Perciò il suo animo traspare dai suoi occhi. Traspare, ma non ancora neanche guardare in faccia, perché insomma se uno arriva lì, dai, insomma, non... Sì, lo so. Può essere un giglio che passa tutto, insomma, non può arrivare alla fine, al cimo della piramide. Per caso. Non può essere, dai, andiamo. Esatto, cioè, non arriva all'incima della piramide per caso. E
neanche io credo che la, il terzo che è morto dopo 4 giorni, dopo 2 mesi, non so quanto, insomma, quello lì, Papa Luciani. E dai questa favola che era un papa buono, loro hanno fatto, perché mamma ragazzi, ma quante pippe vi fate con sta storia qua? Il bisogno di credere è sempre forte e ti infendi qualsiasi cosa. Era buono, per quello l'hanno ammazzato. Mamma mia. Ti ascolto con piacere. Grazie, ciao. Sì, ricordiamoci sempre che non sono certo le icone che ci danno l'indicazione dell'animo delle persone. Sì, pronto? Sì, tutti quanti abbiamo un'impresa e avessimo tutti la paga uguale, perché tutti desideriamo, se non siamo infermi o alienati, abbiamo tutti uguali, potremmo pagare i dottori, i preti, la casa, salute, scuola, tutto, come gli altri, non avremmo paura né della regione, del diavolo. L'importante è non aver paura, perché appunto avere paura è sempre la cosa sbagliata. Ho sentito prima che c'era un signore che diceva che aveva paura perché aveva paura della malattia, aveva paura della morte. Ma d'altronde, sai, le persone che vivono in un regime di terrore sono sempre terrorizzate. Se parlano, non ha mica paura, perché hanno solidarietà con tutti. Il discorso è la paga, la diversità, che c'è questa ingiustizia. Beh, che esistono ingiustizie sociali è un problema che esiste da moltissimo. Perché altrimenti qui andiamo tutti a cattafaccia. Perfetto, grazie, ciao. Sì, il problema è un altro, è sempre la capacità di comprendere le cose. Sei pronto? Io sono sempre me. Ah, sei sempre te. Io non ho paura a morire. No, assolutamente. Ho visto morire mia mamma, e da quando è morta mia mamma, tanto mi sei morito che sta qua. E mi non mi serve filosofia che segue Marco per non aver paura di morire. Ma vedi, ma allora noi cerchiamo di vivere le nostre esperienze e rispettando l'esperienza degli altri. Ho vissuto un'esperienza che mi dà paura di morire, anche se mi succede adesso, non ho nessuna paura, sono tranquillissimo. Sì, ma sai. Che dire che un papa Gaiocchi da Can, pastore tedesco. Ma no, ma vedi, ma saranno tutti cristiani. Tutti i cristiani hanno un'anima proprio selvaggia, pronta ad aggredire gli altri, perché gli altri sono dei peccatori. Ma sono contento che tu non abbia paura della morte, ma perché dovremmo avere paura della morte? Avevo capito tante che cose, penso se ho paura a morire. Ma non mi serve filosofia che fa. Vabbè, ma nessuno te impone e nessuno ti dice di aver fede nelle cose che noi diciamo. Anche se sono una ignorantona. No, ma vedi. L'importante è la capacità di vivere. Al di là che tu dal di parlare perché per cosa. Ma vedi, ma tu hai bisogno. Allora capisco che sei da quando però, il mondo che vedi, dire. E sei già in contraddizione, perché tu hai sentito il bisogno di chiamare, di dire queste cose, di parlare con noi. E che significa che anche la filosofia, il comprendere, il discutere, il comunicare per te è importante. Se tu ti dici io sono pronta per la morte e poi chiami e ci dice che sei pronta per la morte, hai bisogno di comunicare questo. No, io sono ma ti credo, lo so, cioè, non ti credo, non metto in dubbio le tue parole. Moriamo. Però vedi, tu hai avuto la bisogno di chiamarci e di dire. No, sai perché? Perché sento le volte non sai che sia neanche a me proprio. Però certe cose così dure anche mi fanno un po' rabbia, dai. Bene, ma questo è già positivo. Se tu hai questo, se tu senti rabbia, significa che qualcosa nel tuo animo si muove. Chiedi perché provi rabbia. Cioè, in fondo mica ti abbiamo dato uno schiaffone, mica ti abbiamo portato via il portafoglio. Anche Marco mi paga una roba. Noi quando tu chiami, noi ti disprezziamo, noi ti ascoltiamo, ti facciamo parlare, parliamo con te. Non abbiamo nessun disprezzo per te. Ma Mino, sei come che dice Marco che ho paura a morire? Ah, non passa. Sì, ma probabilmente Marco ha compreso questo, però vedi, il fatto stesso che tu debba rivendicare il bisogno di dire a Marco guarda che io non ho paura, significa che hai bisogno di affermare qualcosa, di comunicare qualcosa. Certo, mi pare che Marco abbia più paura di me morire. Ma vedi, la morte di Marco è un problema di Marco. Sappiamo che tu non hai paura, però hai bisogno di dircelo. Hai bisogno di chiamare. Caro, vorrei altro. Devo dire che quando sono morta mia mamma, io non ho più paura a morire, perché mia mamma che aveva tanta paura di morire. E lei si è vista morire serenamente. Sì. Che mi stessa sarei stata proprio, ho detto, guarda, che giorno è? Ma le persone che vivono bene muoiono serenamente. Possono morire serenamente anche delle persone che veramente hanno sofferto molto della loro esistenza. E di conseguenza ci devono essere d'esempio, però il problema è un altro. Ognuno deve vivere una propria esperienza e comprendere le cose. Di conseguenza, se tu mi dici che ti irrita sentire certe affermazioni, io mi dico perché ti devi irritare. Perché certe cose gli hanno dite a certe persone che hanno un modo di pensare.
Ma avete, in una maniera diversa. Ma no, scusa, la radio non è obbligatoria per nessuno. Per carità, se vero? Esatto. Per carità, neanche nel buio. E di conseguenza è giusto che le persone, cioè, perché dovremmo dire delle cose in cui non crediamo o delle cose di cui non siamo convinti? Noi siamo qui e ne discutiamo. Ma nessuno che ha la verità in tasca, Teo. Bisogna. Esatto. Però piano, però, piano. Tu hai detto una cosa, che nessuno ha la verità in tasca, io sono d'accordo, però qualcuno dice che questa verità ce l'ha. Sì, beh, io ho tanti dubbi, per dirti se si chiede che a me ho tanti dubbi. Un Benedetto XVI ha attaccato, no, chi sostiene... Cioè, beh, mi va, ti dico la verità, va, poi io che sei morto, mi non provavo niente, se si chiede. Papa Paolo II, che tutti correi a Roma, mi per me non ha sentito niente. Però vedi, tu mi hai detto che nessuno ha la verità in tasca ed è una grande verità. Lascia passare la contraddizione dei termini. Però, quando qualcuno ti dice che lui è contro le verità relative, contro il relativismo culturale, contro, non ti viene da pensare che ci sia nel suo animo una volontà di violenza? Anche io rifaccio parte, ci sei caro. Vabbè, ma vedi, finché noi potremmo anche scambiarci gli insulti fra me e te e parlarci male, però alla fine la cosa si chiude qua. Ma quando tu hai un potere sulle coscienze delle persone, quando sei capace di muovere un qualcosa, questa cosa cambia. Però diciamo tante cose, ma non sappiamo nessuno veramente proprio se che seno, tutti che i nostri dubbi. Però l'importante è vivere con i nostri dubbi e non farli diventare imposizioni sugli altri. Sì, beh, perché ognuno vive a sua maniera, con i suoi pensieri, perché robe ha. Però alle volte senti tante frasi dure che mi non sopporto. Ma vedi, bene, già il fatto che tu cominci. Perché sei il Papa, sei tu. Perché proprio in un modo brutto così, perché sei il Papa, tanti non che crede proprio niente. Ma però vede che sentire queste frasi dure ti fa vincere la tua resistenza, la tua corazza, sì, ti fa venire fuori qualcosa. Sì, ma mi voglio dirti che non occorre tante filosofie, mi avevo capito da me stessa. Vedi, che se tanti, ma scusa, anni, d'accordo, se tu sei d'accordo, sì, io non posso vivere, posso vivere senza la filosofia, tu dici. E uno che dice io ho bisogno di vivere con la filosofia non può farlo. Cioè, vuole che mi dice un altro cosa, che cosa fare. No, ma infatti io non te lo dico, però vedi, allora permettimi, consentimi, che se ti dici io vivo senza filosofia, io dico io ho bisogno della filosofia per vivere, posso dirlo, posso farlo. Sì. Ho libertà di farlo. Allora vedi, questo è già un principio di tolleranza che è importante. Sì, Io non ti dirò mai, se tu non senti questo bisogno, fare queste cose, fa le cose di cui hai bisogno, le cose che senti. La terra anche qui non finisce mai, ognuno la pensa come che vuoi. Ma l'importante è che qualcuno non pensi di mettere le regole su come si deve pensare. Sì, beh, per carità, qui io no, neanche dice la cosa. Però vedi, già il fatto che tu dici non mi serve la filosofia, io dico che serve la filosofia, in realtà stiamo usando la filosofia per comunicare. Sì, beh. Ma per me che anche qui è stanca tutto il giorno queste solite robe, dagne tante cose, i gol si mette. Ma vedi, le cose diventano automatiche. Quando noi acquistiamo la capacità di comprendere le cose che vediamo e diventano automatiche, queste ci permettono di accelerare la nostra esistenza, o no? È come quando tu fai un lavoro di casa, la prima volta lo fai è un po' scomodo, un po' impegnativo, un po' faticoso. Dopo prendi la dimestichezza, l'abitudine, e lo fai più velocemente, o no? Sì, è vero anche qui. Però tante cose, dopo col passare degli anni, ti capisci anche da te stesso, insomma, fai che venga in verità, non occorre... Ma non se sono verità. Verità, insomma, ti capisci di solo che tante cose magari ti capisci in testa e non era qui, insomma. Sì, sì, ma noi purtroppo... Ti impari, capisci, esatto, cioè, perché fai la verifica di quello che ti hanno insegnato. Perché non fai un atto di fede, dici, vabbè, mi hanno insegnato questo, però nella mia esperienza, nella mia vita, io questo non l'ho visto, non l'ho sentito, non l'ho percepito. Te stesso, certe cose, sì, ma questo qua perché sei predisposta ad osservare quello che ti succede. Sì, beh, mi osservo anche a me, sono d'accordo su questo. Bene? Così va. Bene, grazie. Ciao. Sì, pronto? Certo. Ciao. Ciao Carlo, ciao. Allora, se fosse nato in Italia... In Veneto varia come si a mangiare a Puenta e Osei. Se fosse nato a Napoli varia come si a mangiare a Pisa, mi sarei abituato a mangiare a Pisa. In Spagna varia come si a mangiare a Paella, e là in altre parti del mondo dove che non so perché sono un ignorante varia. Ma tutti quanti abbiamo risposto in una maniera diversa alla stessa esigenza di fame, o no? Sì. E allora così pure si dica per la religione. No, la religione è ancora un po' diversa. O per forme, sì, è un po' diversa. Dopo, lasciami che finisca sì, il concetto, vai pure. Dopo che si sì, sì, no, vai pure. Sì, però siamo qua tutti per la vita. Allora mi dico una roba sua. Quando chiediamo da parlare della vita e del motivo per cui i genitori, l'essere umano va a consigliare, non solo l'essere umano è bestia, domando
fa la lotta in ogni momento per la vita, in questo momento, scusa un attimo. Sì. Sì, beh, lì... adesso abbiamo paura di prendere l'acqua. Sì. Purtroppo non sto ascoltando. Quanto ci prende? Aspetti un attimo. Sì. Se... che veniamo a dirse tra vivi che mi non ho paura di fare il passaggio o tutte queste monade, perché se siamo qua e basta. Vuol dire che siamo aggrappati a quel filo del motivo per cui la vita è. Sì, ma noi abbiamo provato a vivere. E allora quella signora che ha detto che ha visto la poveretta di sua mamma, che non ha paura, che qua, che là, che può essere anche vero, può essere anche vero. Ma che non devo contare monade in giro, perché siamo qua tutti per la vita. Sì. Ma e basta. Sì, però secondo me. Ci sono delle persone... Dopo che sia dei momenti di disperazione per cui... se diga se si augura di non essere più presenti a momenti di disagio così, che può essere mentale, di salute, di dolori, di tutto quello che capita, se anche vero. Però diamo da mettersi in testa che diamo da dare il premio alla vita. Sì, dobbiamo vivere. Secondo me. E dopo basta. Come si diceva qualcuno, la morte ci deve trovare vivi. E dopo basta. Sì, ma quello sono d'accordo. Grazie, ciao. Ciao. Sì, difatti questo è importante, vivere, però essere consci che la vita nostra ha anche un fine. Sì, pronto? Gianpaolo. Ciao. Direi che bisognerebbe conoscere la sommatoria dei soldi che sono passati in questi giorni attraverso certe tasche. E allora si capirebbero tante cose, i perché dei perché. Perché quando uno mi parla, vado alla ricerca del perché dei perché, io vorrei che mi spiegassero il perché di questa sceneggiata da miliardi di miliardi di miliardi. Perché veramente quando si muovono milioni di persone, si muovono anche miliardi. Sì. Ecco. Dopo, per quanto riguarda l'interiorità di ognuno, io penso che non debba essere insegnata da chi che sia, perché veramente se no è proprio speculazione. Esatto. Uno nasce, come nasce un pulcino, nasce un pesce, un essere del quale ci cibiamo, anche poi lo disprezziamo oltretutto anche, perché non ha l'anima. Ecco, e noi siamo i primi a un certo punto che parliamo tanto, ci riempiamo la bocca di spiritualità, e siamo i primi a tirare il collo alle galline e a tutto il resto. E direte, cosa c'entra questo? No, c'entra, perché mi spieghi chi è che sa spiegarmi cosa prova un essere inferiore, cosiddetto fra parentesi, quando sta per morire, quando gli tiri il collo, quando lo mangi. Prova lo stesso dolore che proviamo noi. Sì. Allora... No, io mi chiedo perché andiamo a fare tante le filastrocche agli altri, inventare le fiabe, perché sono fiabe, ma fossero fiabe per ridere un conto, ma c'è una speculazione sotto, come abbiamo visto, di banche, che guarda caso, che nomi hanno le banche, santo di qua, santo di là, santo di su e santo di giù. Perché? Ci sarà un motivo, non sarà mica un caso che hanno determinati nomi. E se è venuto a finire proprio a Roma questo pensiero trascendentale, è un caso. Beh sai, siamo partiti all'inizio parlando della fondazione di Roma, era un impero e di conseguenza si va dove c'è il potere. Ah, ecco, ma l'hanno spazzato via il potere. Beh, d'altronde... E si sono messi loro. Sì. Perché per me, voglio o non voglio, e devono dimostrarmi i signori storici, io dico che è scomparso l'impero romano, spazzato via da quello cristiano. Sì, è vero. Storicamente... Mi dimostrino il contrario. No, ma difatti dal punto di vista storico questo c'è. Ecco, e allora i soldini che passano di là, come in questi giorni, derivano da 2000 anni fa, sono partiti. Sì. E continuano... Ad accumulare. La fontana continua a buttare. E tu mi dici che riesci... Ma come fai... Come fai a riuscire a dei criminali intelligentissimi, perché sono dei criminali intelligentissimi, va bene, si tratta di manipolare
quattrini a palate, dimmi come fai a tirarti via il potere a questi qua. Per di più speculano su una cosa che è terrorizzante come la morte, sì. Io mi cago addosso senza proprio mezzi termini, solo sentirne parlare, proprio pensare di staccarmi dai miei affetti familiari mi strazia, mi spacca il cuore dentro. Per forza mi riesce a mettere in ginocchio. Carno il terrore. Ecco, quel terrore. Ti ringrazio. Bene, ciao Giampaolo. Ciao. Sì, difatti appunto il monoteismo si basa sempre sul terrore, cioè se voi pensate soltanto il discorso della paura della morte, in realtà l'hanno sempre introdotto loro perché hanno detto con la morte ci sarà il giudizio universale, chi morirà in una certa maniera finirà all'inferno, chi altri in paradiso. Logicamente se si continua a livellare tutta la cultura su queste tematiche del senso di colpa degli errori, è facile poi quando le persone devono affrontare degli eventi che vissuti in società normale sono più comprensibili, si crea la paura e il terrore. Sì, pronto? Francesco, ciao. Non ho paura di morte. No. Io giuro, perché so solo e mi devo tenere che non dormo è notte, perché ho paura di fare il sonno e non dismissiarmi più. Sarebbe una morte eccellente quella di morire nel sonno. Ma mi non vorrei mai morire. Beh, lo so, se il nostro attaccamento alla vita è fortissimo. Però la morte fa parte della nostra vita. Non capire, ma se ne è se vivi. Perché che ha fatto? Chi ne ha fatto nascere e dopo ne ha cresciuto un po' a volta, siamo diventati grandi, che i nostri genitori che ha fatto una vita per crescere e dopo in ultima diventiamo, che ormai dopo diventiamo una certa età. E dopo che abbiamo da morire, ma non è trovo giusta sta roba, perché dovrei starne vivi. Questo ragionamento è giusto all'interno del pensarsi essere unici nell'universo. In realtà noi non siamo unici, noi apparteniamo a moltissime cose. Ma... sai quante cose di noi, quante c'è cose di noi, noi siamo fatti di altri corpi, di altre esperienze, di altre vite. Sai quanti, ad esempio, esseri viventi nella nostra vita divoriamo, cioè anche se fossero vegetali. Di conseguenza noi rimaniamo sempre all'interno della vita, perché non è che noi spariamo, sparisce la nostra individualità, ma non sparisce certo quello che noi abbiamo vissuto, il nostro contributo. Di conseguenza, noi essendo all'interno del flusso della vita, spariamo noi, ma non sparisce la vita. Certo, ma però ti sa Francesco? Sì. Mi verrei notte, se avessi quanti pensierini che passo, mi dico signore non sta a mettere se mi qua un fia di anni che godo a vivere. Farei una roba grande, ma però io penso veramente, perché mi vara stimolo della mia coscienza, della mia anima, ma ho detto non sto a formare se mi vive, perché vive, anche se il mondo sia un po' pericoloso. Che non sei tanto per tale quale e non bello. Sì, ma guarda che la tua vita non è in mano di nessun Dio. Nessuno te la può allungare, nessuno te la può accorciare, nessun Dio. È la tua vita stessa che si può allungare o accorciare in base a come la vivi. Sì, perché mi ha fatto allungare la vita, sa. Perché ho tanta forza e coraggio. Certo. E cerco di tirare avanti più che posso. Sì. Per tutte le mie energie che posso avere. Però ho detto, Madonna, se vede la morte, no, Francesco, salvi, mettista, perché mi ho paura. Ciao, Francesco. Ciao. Sì, la tematica della morte è una tematica molto importante. Difatti, tutte le religioni monoteistiche cercano sempre di dire rinuncia alla tua esistenza perché nell'aldilà ti garantiamo qualcosa. In realtà è un sistema per fregare le persone nel presente. Sanno che una persona che sarà sottomessa, che sarà fedele, sarà alla fine annientata e cancellata. Ed è questo che loro vogliono. Sì, pronto? 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 Sì. Chi sei, per piacere? Francesco? Sì. E io sono la Riccarda. Di Mogliano, forse non ti ho mai sentito. Dimmi pure. Niente, ho sentito Anna Maria di Venezia. Sì. E ragiona come me. A volte dico anche a mia mamma, perché ti ho messo al mondo se dopo che abbiamo da soffrire, da passare robe, diciamo no? Che ne sarebbe giusta per noi altri. Ma dipende sempre da quell'ottica in cui si affronta l'esistenza. Io so. Perché vanno anche a mio papà e mia mamma, poveretti, adesso sono morti, che sono diversi anni. Però anche qui troverei una roba ingiusta, perché è da morire mia mamma, mio papà?
statistica, perché sono, perché, perché sono all'interno della vita e di conseguenza la loro morte, la loro fine della loro vita non è la fine della vita. Ecco, e mia volte dico anche a mio marito che dico Madonna, dico beh, siamo sette fratelli e ho sempre paura che qualcuno mi chiama da dire fratello sta male, l'altro sta poco bene, tengo sempre quel timore di malattia, di morire, di tante cose, perché, e ti sa anche perché, perché siamo dovuti vivere in un periodo molto difficile. Sì. Però se noi viviamo al meglio della nostra esistenza non abbiamo paura della morte. Ecco, non c'è che abbia paura, c'è la sofferenza a volte che ti dici Madonna, perché se inutile la vita è così, no? Non ti può stare sempre bene. Vedi, se si fosse libero uno potrebbe anche decidere di non soffrire e ricorrere all'eutanasia, cosa che purtroppo è vietata nel nostro paese. No, neanche non vorrei che roba è. Perché no? Disporre della tua esistenza, cioè, ma perché non posso, cioè, non dico gli altri, ma io decido che ad esempio non voglio soffrire e terminare la mia vita. Ma ti vedi che neanche mio permette? Ma non è giusto, che cioè. Che ha poverita adesso si 15 anni che si... Sì. Siccome che fosse morta poverità, sì. No? Sì. Anche per la radio oggi, i televisori, che ha detto che assolutamente che ha vietato di staccare la spina. Sì. Sta povera tia, ti dica ragione pienamente, sa, perché poverita cosa fa a sua terra, sta povera tosa? E si ha sofferenza di genitori che tocca assistere. Ma quanti drammi sono stati di genitori che hanno ucciso i figli perché non erano più in grado di assisterli? Mamma mia, se è vero, ti ho pienamente ragione. Comunque noi altri non sapevamo... Non sappiamo, non siamo mai contenti, diciamo nel senso. No, noi sappiamo che dobbiamo vivere. E sappiamo che dobbiamo anche morire. Appunto, sì, perché guarda conmigo assistì alla morte di mio papà. Se sta come chi mi avesse da uno di chi pugni in testa, te sa. Beh, d'altronde sai, è sempre un legame col genitore, i legami affettivi, sentimentali, sono sempre dei legami fortissimi. Non so buona togliermi dal cuore, guarda, se io ho già scavato, pensa quanti anni che sei caso morto, povero uomo. Un uomo che c'era un papà meraviglioso nel senso della parola, si chiamava Angelo, ma c'era un angelo, che aveva 8 figli e che ne ha fatto 13 mia mamma, siamo restati 8 e dopo mio fratello maggiore, prima di me, che ha buon incidente sul lavoro, poi ho perso anche quello, ma non mi resta sempre quell'angoscia dentro, te che capito? Sì, però devi sapere ad affrontare quell'angoscia e comprenderla. Ecco. Bene. Bisogna, ascolta. Sì, dimmi. Io saluto un po' tutti quanti perché siete tutti meravigliosi, mi piace questa trasmissione che diciamo qualche volta quando che c'è la linea. Sì. E Francesco, saluto anche l'Anna Maria di Venezia perché sono veneziana, anche io abito a Mogliano, ma sono veneziana. Saluto a Nadia, se si in ascolto. E Anna di poesie, a Nenè, un fio a tutti, va bene? D'accordo, benissimo. Grazie. Auguro a tutti tanta salute finché il Signore ne ascia. Va bene. Anche a te, non c'è il Signore, comunque non è il Signore che te la lascia la salute tranquilla, grazie comunque. Prego, ascolta, mi so da Riccarda. Va bene, qualche volta se ti vieni in radio, ricordati della Riccarda. Va bene, d'accordo. Io le voglio bene a tutti. Grazie. Ciao, e Gian Maria un bacione. Le cambiamo tutti quanti. Ciao, ciao, ciao. Buona giornata. Anche a te, ciao, ciao. Ciao, ciao. Sì, come vedete siamo partiti con molte tematiche, abbiamo affrontato tematiche molto importanti. Beh, io adesso purtroppo mi dispiace con gli ascoltatori che stanno chiamando che vorrebbero intervenire, ma siamo in fase proprio di dirittura finale, anche perché Alvise è già arrivato. E visto che abbiamo affrontato molte tematiche che hanno a che fare con qualcosa di particolare, che appunto che è di attualità, vi mando un ultimo pezzo musicale, poi vi lascio in compagnia del nostro amico Alvise che è già qua pronto a partire. Ecco, io vi ricordo che questa è la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo che va in onda ogni giovedì su Radio Gamma 5 dalle ore 15 alle ore 16.30 e dalle 19 alle 20. Questa sera appunto avremo come ospite la nostra amica Ilaria che ci parlerà della dimensione del druidismo in Italia e che ci parlerà appunto della dimensione religiosa di quanto riguarda i druidi. Io vi saluto di già, vi mando una canzone finale e ci sentiamo questa sera dalle 19 alle 20. Ciao a tutti.